ancora un altro appuntamento con Restate Informati sul canale YouTube di Infinito Channel. Ovviamente potete anche seguirci sulle varie, sui vari social, Twitch e anche Facebook. Allora, eccoci qua ancora a parlare del nostro territorio, un territorio molto vasto che si estende dalla foce dell'Aso per arrivare fino ovviamente alle pendici dei Monti Sibillini, là dove sorge il nostro fiume. E oggi partiamo proprio da un punto iniziale, che è quello della foce, con Pedaso, circa 2.000 abitanti, 2.800 abitanti, anzi scusate, un territorio che si estende maggiormente lungo la costiera, poi circa un chilometro e mezzo ad ovest, quindi risalendo un po' il fiume Aso, e poi alle spalle un'oasi naturale, un promontorio straordinario che è il Monte Serrone. È un paese, un antico borgo marinaro, cui la sua attività principale, indubbiamente come tanti paesi marinari, era la pesca. Nel corso degli anni si è insomma ha fatto una trasformazione da borgo marinato, è passato ad un importante centro turistico dove tantissime persone trascorrono le proprie vacanze. Non a caso è stato definito la Portofino dell'Adriatico, tra l'altro un nomignolo che io rivendico in quanto mi venne in mente un po' di tempo fa. Oggi abbiamo un esponente, un membro dell'amministrazione comunale, che è Giuseppe Galasso, visto che purtroppo il sindaco Vincenzo Perdini non è potuto intervenire. Salve Galasso, lo chiamo Galasso, Giuseppe. Il tuo, perché insomma, come noi siamo abituati a fare, diamo a tutti del tu, perché siamo tutti quanti figli di questo territorio, Giuseppe, quindi siamo assolutamente qua. Allora, Giuseppe, che ci racconti di Pedaso? Ma innanzitutto grazie per l'invito, grazie per avermi portato in questa splendida location, che me ne scuso ma è la prima volta che visito, è un'altra perla del borgo di Altidona, mi permetto di dire. Pedaso, ci siamo, veniamo fuori da un ottimo risultato che tra l'altro possiamo dire condividiamo con Altidona, che è quello della bandiera blu, che rappresenta, ecco, il riconoscimento per la qualità non solo delle acque e dell'offerta turistica, ma anche la qualità della vita in termini di sostenibilità ambientale. E anche nei servizi, indubbiamente. Assolutamente, anche nei servizi. Giuseppe, diciamo che tra le località che più hanno risentito, diciamo, di questa maledetta pandemia, le cittadine, i paesi balneari sulla costa ne hanno sentito maggiormente, anche perché insomma solitamente al mare si fa più tardi e ci sono le manifestazioni, ci sono i locali dove si balla all'aperto e tutte quante queste cose. Pedaso è sicuramente anche qui un gioiellino per tutto quanto questo, perché poi a Pedaso iniziamo le manifestazioni, si iniziava e sì, si rinizierà probabilmente anche quest'anno con la festa del patrono San Pietro, e si andava avanti fino ad agosto. Anche fino a settembre. Abbiamo cercato di estendere quello che è il calendario, quindi l'offerta di intrattenimento. La pandemia che stiamo ancora vivendo, e speriamo che a breve possiamo concederci la licenza di parlare al passato, poi il passato remoto, ha creato scompiglio naturalmente per quelle che sono le conseguenze sanitarie, ma poi per la confusione nel susseguirsi del cambiamento delle norme, che all'inizio della stagione estiva 2020 non sapevamo letteralmente dove metter mano. Scacchiere sulle spiagge, docce aperte, docce chiuse, operatori balneari nel panico perché non sapevano se potevano lavorare, se potevano andare a mettere giù gli ombrelloni, quanta gente ospitare. Quindi secondo me la cosa che più ha impattato è stata proprio la confusione, perché è chiaro, vacanza in mare vuol dire libertà, quindi non coincidevano le restrizioni con quella che poi è la percezione della gente della vacanza. Però tutto sommato comunque diciamo che tra mille difficoltà la stagione è andata. Assolutamente sì, siamo riusciti a portare a casa un'ottima stagione, siamo riusciti anche a dare un'offerta in termini di eventi abbastanza qualitativa.
Certo, c'è un grande rammarico perché nella programmazione degli anni pre-Covid, i primi 2 anni di amministrazione, dell'amministrazione di quale faccio parte, c'è stata una sorta di mantra che era quello del coinvolgimento oltre che delle associazioni del paese, come sempre è stato fatto anche in precedenza, un maggior coinvolgimento delle attività commerciali. Come ben saprai, poi siamo ottimi vicini di casa, in quelli che erano gli eventi di punta differenti dalle tradizionali sagre, gli eventi di intrattenimento, avevamo impostato questa sorta di format, li facevamo in collaborazione con le attività commerciali e è una cosa che può sembrare banale ma che ha un risvolto importante perché fa sì che quella che è la coesione tra gli operatori del settore, l'amministrazione, le associazioni che possono essere la Proloco si intensifichi e quindi si inizi tutti insieme a percorrere un obiettivo comune che è quello di dare una vera e piena vocazione turistica al territorio. Beh, comunque c'è stato un inizio, diciamo, di questa collaborazione con le varie attività. Assolutamente. E devo dire che aveva funzionato anche discretamente e abbastanza bene. Poi, giustamente, come dici tu, Giuseppe, ci siamo fermati. Quest'anno siamo messi meglio, secondo te, o peggio dello scorso anno? È una scommessa perché da oggi a domani tutto può cambiare, ci auguriamo che cambi meglio. Le aspettative ci sono, la speranza anche. Noi stiamo portando a termine quella che è la definizione del programma di eventi estivi. Certo è che per il momento ci stiamo basando, tra l'altro dobbiamo attenerci alle normative, su tutta una serie di eventi in forma statica. Porteremo comunque avanti la sagra perché non si è fermata. Poi ne parleremo. Esatto. Di questo, sì. E comunque ecco, tutti quelli che sono gli eventi in forma statica ci saranno. Poi naturalmente non possiamo prevedere quello che riusciremo ad organizzare da qui a settembre, ma magari proporremo ecco, un calendario mensile in modo da adeguarci alle normative che cambieranno. Purtroppo mancherà anche il Flower Power. Il Flower Power Village. Flower non Power lo Village. Sappiamo, ad oggi purtroppo è difficile dire che ci sarà, quella è, guarda, è spiegamo un colpo che al cuore. Infatti l'ho detto cuore. Apposta perché con Giuseppe, insomma, in un modo o un altro mi ha anche un po' coinvolto in questa organizzazione del Flower Power Village, è una sorta di serata magica che ci riporta indietro di oltre 40 anni, quasi 50 anni, a quello che erano le tendenze, i costumi degli anni 70, fino agli anni 60, 70 con una piccola spelveratina negli anni 80, bellissimo, al Platano Verde con tutte queste persone, direi, vorrei dire giovani, ma giovani di spirito perché... Ringiovaniti. Vestiti come i figli dei fiori, appunto, e le due serate io ho assistito due volte, quell'ultima era la seconda edizione o la terza? No, era la terza. La terza edizione. È stata l'edizione 2017, esatto, 2018, 2019. Ed è stato un crescendo, addirittura nell'ultima edizione, sapete, io insomma quando parliamo di musica a me si apre un pochettino il cuore, c'è stato anche uno dei DJ più importanti a livello europeo che è stato Mozart, sì. Quindi della Baia degli Angeli, la Mecca, insomma, di questi grandi locali. Quindi quest'anno mettiamo un punto interrogativo, sì, sul Flower Power e insomma ci ha lasciato un po' capire che stanno cercando di organizzarsi. Veniamo invece all'evento principe di Pedaso, quello che va dal 12 al 15 agosto. Ed è la Sagra delle Cozze, una Sagra delle Cozze conosciuta direi a livello non regionale, interregionale se non nazionale, capita spesso magari di andare in giro e sentire Pedaso, quella delle Cozze, quindi, sì. Quella delle Cozze, quindi legata appunto a quello che è la tradizione marinara, la cozza in guazzetto con lo spaghetto alla marinara. Lo scorso anno tutto sommato, Giuseppe, forse siamo andati oltre le aspettative. Assolutamente sì, è stato un sacrificio importante in termini organizzativi perché poi la decisione finale è stata presa a meno di 15 giorni dall'inizio, quindi i primi giorni di agosto. Giustamente c'era la Proloco in
fase dimissionaria, ecco, la prologo stava per lasciare. Il nuovo presidente della Vittorio Suni. Vittorio Suni, nuovo presidente della prologo. E grazie allo spirito, al legame con il paese di qualcuno, si è riuscito a, naturalmente con la spinta e la partecipazione dell'amministrazione comunale, si è riuscito a mettere su un comitato che ha preso le redini della situazione e ha messo sulla sagra. Certo è, non possiamo parlare di sagra come ce l'abbiamo nell'immaginario, perché era una situazione molto, voglio dire, borderline, ma non c'era intrattenimento musicale, c'era la prenotazione come era obbligatorio, c'era il tracciamento di tutte le persone che entravano ed uscivano. È stato un sacrificio, ma l'obiettivo era quello di mantenere e portare avanti la tradizione. Volgarmente diremmo non perdere il numero dell'edizione, certo, la sagra ha rappresentato una vetrina, ha rappresentato e rappresenta una vetrina importantissima per Pedaso. È definita sagra nazionale delle cozze. Sagra nazionale. Quindi metto i puntini sulle i. Penso che nelle Marche solamente un paio di queste due, sagre, se non erro, sono tra due. Tra cui i maccheroncini di Campofilone, sì. Le cozze, dovrebbe esserci qualcosa nel pesarese, se non sbaglio, sul tartufo, qualcosa sì, del genere. Però sì, sì. Non vorrei dire un'eresia. Però, insomma, comunque è un riconoscimento senz'altro importante. E questo era un pochettino alla chiusura di tutto quanto quello che era il non la stagione, però insomma il momento clou. Il momento clou. Però insomma quest'anno, no Giuseppe, cerchiamo Io credo un po' che di... posso prendermi tranquillamente la libertà di dire che anche quest'anno si farà la Sagra delle Cozze. L'auspicio è quello di vedere una sagra più vicina a quella che è nell'immaginario di tutti, residenti e turisti. Però vediamo quello che ci sarà permesso di fare. La volontà c'è. Beh, allora, questo noi vediamo anche l'aspetto, diciamo, ovviamente d'estate, soprattutto in una località di mare, l'aspetto gastronomico, la sagra, vale molto. Però Pedaso ha anche diversi siti a livello culturale da visitare. Io per esempio cito, so che poi ce lo spiegherai tu Giuseppe, ci sono delle normative ben precise, però insomma il simbolo di Pedaso alla fine è il faro di Pedaso, no? È il faro di Pedaso. In molti chiedono a me per la mia attività che faccio, ma chiede anche così, anche per curiosità, vedo, di visitare questo faro che è antichissimo. Cioè, antichissimo come posizione, poi magari è stato ristrutturato, penso, una cinquantina d'anni fa. Sì, è stato ristrutturato, come dicevi tu, ma necessita di importanti interventi di messa in sicurezza di alcune aree. Questo è un po' il problema che non ci consente di sfruttarlo al massimo come vorremmo, perché comunque la struttura è in gestione in una specifica sezione della Marina, la Marifari di Venezia, che per forza di cose, proprio perché ci sono delle situazioni di criticità per gli eventuali visitatori, è un po' restia nel concedere le autorizzazioni alle visite. Certo è, da parte nostra ogni anno cerchiamo sempre di trovare il giusto compromesso per poter condividere la bellezza e il simbolo di questa struttura con i nostri turisti, quindi cercheremo anche quest'anno di mettere i visitatori nelle condizioni di apprezzare questo importante luogo. Pedaso è un po' il centro, diciamo, di quello che è un po' le attività turistiche marine, e non solamente marine. Un turista che arriva a Pedaso ovviamente ha a disposizione tante alternative, tra cui anche la cosiddetta passeggiata o la bicicletta. Sì, la passeggiata o la bicicletta. Tra l'altro la novità che troveranno i turisti in versione estiva di quest'anno è il completamento appunto della pista ciclabile che collega Marina di Altidona, Pedaso e Campofilone. Perché è una parte, diciamo, di quello che dovrebbe esatto, essere la ciclovia esatto, adriatica. La ciclovia adriatica. Si possa andare da Trieste esatto. Al Tavoliere delle Puglie. Sì, sì, no, fino in Salento addirittura. In Salento, sì. Ecco, quest'anno ci sarà la possibilità di toccare ininterrottamente i tre comuni, e questo è già stato percepito come un ottimo volano per quella che sarà la stagione estiva. Quindi oltre alla passeggiata mattutina,
oltre a una capatina, al piccolo porticciolo, che anche qui è una chicca, perché è un porticciolo con Quattro pescatori. quattro pescatori, e quindi la mattina c'è questo viavai di persone che vanno ad acquistare il pesce dell'Adriatico, quello appena tirato fuori dalla rete, una cosa che non si vede più in altri paesi, Giuseppe, perlomeno qui da noi. No, diciamo che non è Perché poi facilmente ci sono. accessibile come nella nostra realtà, perché comunque è un vero e proprio. Diciamo che i box che troviamo al porticciolo sono un po' il rispecchiare delle operazioni che si fanno in barca, si fanno sull'arenile in altre località, quindi è. È meraviglioso. Poi fare un giro tra i vari locali di Pedaso, godendo magari un buon caffè. E insomma, arrivare fino alla sera d'estate, così si gira benissimo tutto in bicicletta perché è piana Pedaso Sì, praticamente, quindi assolutamente è sì. fruibile anche a eventuali portatori di handicap. Tra l'altro, scusami se Sì. interrompo, in passato, già l'anno scorso, erano nel pieno della loro funzionalità, proprio per quanto riguarda il discorso dei portatori di handicap. Abbiamo a disposizione due job che sono le carrozzine per l'accesso in Per andare acqua, in acqua, sì. proprio per i disabili. Tra l'altro, altra cosa importante, questo insomma restyling tra virgolette pedasino, c'è anche da segnalare una nuova il rifacimento di Sì, una nuova piazza. siamo in fase di conclusione, manca una piccola porzione, il rifacimento di Largo Pio La Torre, che è l'ex grande parcheggio utilizzato Dal dinanzi al supermercato. Conad, e abbiamo deciso comunque sia di dargli una vocazione più attrattiva, in quanto usciremo subito dopo l'estate, quindi saranno fruibili già l'anno prossimo. Usciremo con un bando per l'installazione di tre chioschi per somministrazione di alimenti e bevande. Quindi cercheremo comunque sia, al di là di quello che è il centro cittadino, che sono le classiche vie della Repubblica, via Leopardi e le vie adiacenti, cercheremo comunque sia di focalizzarci su quell'area del paese, perché secondo noi merita un importante sviluppo. Porta È d'accesso la porta d'accesso fondamentalmente e di Pedaso, l'ingresso da la nord via del Garibaldi paese, assolutamente sì. fino giù al mare, poi il pontino con il porticciolo di cui parlavamo prima. Altro, adesso l'allarghiamo tutte, Giuseppe, altro interessante opera è stata quella appunto del ponte fatta insieme al comune di Altidona. Sì. Che ha portato benefici, direi, sia da un lato che dall'altro lato. Sì, assolutamente sì. Beh, diciamo che forse tu astutamente hai collegato i due discorsi. Noi abbiamo cercato di puntare sulla riqualificazione di quell'area, Proprio per anche questo. perché comunque sia, diciamo che quell'area di Pedaso con l'area più a sud di Altidona potessero interfacciarsi meglio, grazie naturalmente al ponte. I ponti sono sempre delle strutture che collegano comunque i popoli, Assolutamente sì. Giuseppe. Allora, adesso ti faccio una domanda specifica. Allora, incontri un turista, come lo convinci a venire a Pedaso? Perché un turista dovrebbe venire in vacanza a Pedaso? Vedi, 2 anni fa alla Borsa Internazionale del Turismo mi hanno fatto la stessa domanda e ho cominciato ad elencare una serie di fattori che, se poi li andiamo ad analizzare, uno direbbe: beh, il mare c'è, La bandiera blu, no, ma certo. più che altro ce l'hanno tutti. In Italia il 75% dell'Italia è coperta dal mare. Beh, la bandiera blu c'è ed è sicuramente un'ottima immagine per il territorio. Ci sono tutta una serie di fattori che troviamo anche altrove, però comunque sia, a Pedaso fai la tua vacanza a casa, perché comunque sia senti un ambiente familiare, comunque sia sei in un piccolo centro, non è la meta turistica caotica che trovi magari all'estero, comunque sia alla Rimini Riccione di turno, ma allo stesso tempo trovi un ottimo intrattenimento gentilmente offerto dalla Prologo, dall'amministrazione comunale, ma anche dalle attività del paese. Quindi è una località turistica completa sotto ogni punto di vista. Questa volta, Giuseppe, hai la possibilità di farti una domanda che io non ti faccio. Fatti una domanda, come direbbe Marzullo, e datti una È risposta. pericolosa anche per l'intervistatore questa domanda. Indubbiamente.
Ma guarda, io mi sposto un attimo sull'ambito amministrativo perché è una cosa al quale ci tengo particolarmente. Spesso capita, magari adesso non me l'hai fatto tu, ma capita che parenti, amici, il semplice conoscente, nel momento in cui ti vede alle prese, ecco, o con l'organizzazione dell'evento o con un'iniziativa dell'amministrazione, un semplice impegno istituzionale, ti dice: ma chi te lo fa fare? Questa è una domanda che apre una riflessione molto importante perché se ci guardiamo intorno spesso vediamo, soprattutto nei piccoli comuni, quella che è la carenza di persone che sono pronte a mettersi a disposizione della collettività, apro una parentesi ma lo scriviamo in maiuscolo, gratis a costo zero perché questo è. Quindi spesso stimolo anche molti giovani a prendere parte alla vita della collettività e del paese sotto qualsivoglia aspetto, che sia l'associazione sportiva, che sia la proloco, che sia la parrocchia, che sia l'amministrazione, perché è importante, perché si corre veramente il rischio che in un futuro non molto lontano tutto sarà commissariato, tra virgolette, sterile, perché quello che è il ruolo dell'amministrazione in un piccolo centro come sono i nostri, come Pedaso, Altidona, è proprio quello di interfacciarsi e fare da tramite tra il cittadino, l'operatore commerciale, l'operatore turistico e l'ente, la struttura ente, cosa che sarebbe molto difficile altrimenti. Quindi la risposta è, anzi la domanda era chi me l'ha fatto fare e ti sei dato anche la risposta. No, io ti ho riportato una domanda che spesso mi fanno e che apre appunto questa Allora, riflessione. fuori programma, importanti. Allora, noi ci occupiamo principalmente di tutto quello che è il territorio e la promozione, far conoscere la nostra vallata, la Valle dell'Aso. I tre comuni che chiudono questa vallata, che si specchiano sul mare, sono Altidona, Campofilone e Pedaso. Avete avuto modo negli anni passati comunque di avere una certa collaborazione con il progetto Tre Atrale. Sì, la stagione triatrale. La stagione Tre Atrale, quindi tre comuni per il teatro insieme. Quest'anno purtroppo poi è stato abbandonato lo scorso anno proprio per il Covid, proprio quando ad Altidona c'era l'evento di maggior spicco che era con Pippo Franco la settimana Noi prima è stato chiuso. abbiamo ospitato Pino Insegno. Quanto è importante la sinergia e la collaborazione tra comuni, in questo caso tra i tre comuni costieri? Beh, è chiaro che fa parte di un progetto più ampio, ma la stessa pista percorso ciclabile di cui parlavamo prima è un po' l'emblema di questa collaborazione. È chiaro se ognuno pensa al proprio orticello, il risultato sarà proporzionato al proprio orticello, quindi bisogna sempre, ecco, avere la mente aperta e pronta alla collaborazione, in particolar modo con le realtà vicine. A maggior ragione, visto che siamo realtà particolarmente piccole. Quindi abbattiamo tutti quanti i campanili, che poi alla fine da molto tempo non ci sono più questi campanili, abbattiamo tutti quanti i campanili e insieme per creare un territorio più fruibile che possa offrire tante cose e che comunque è da vedere e da visitare. Grazie Giuseppe, ringrazio a nome nostro ovviamente il sindaco Verdini, tutti i membri dell'amministrazione comunale. E magari, chi lo sa, ci rivedremo quest'estate a Pedaso per qualche diretta, chi lo sa. Vi Grazie. aspettiamo volentieri. Grazie.